Sono io stesso da prolungarti questo applauso, veramente, perché non so se Don Franco conosce il fenomeno di scritti cozzali. Certamente, questo... anzi, vende più quello che non Famiglia Cristiana. No, no, è vero, ormai non ha più paragoni con nulla, è senza paragoni veramente. Anzi, guarda, questa volta io sorvolerei anche sui commenti, che ormai ne abbiamo fatti e rifatti, e il fenomeno editoriale prosegue. Io direi di sorvolare su questi argomenti e planare direttamente sul titolo del capitolo. Mauro, io sorvolerei anche sopra il capitolo, dai. Vabbè, allora che cosa ci siamo seduti a fare? Quello che mi domando io, cosa ci siamo a fare? Alziamoci, andiamo. Bravo, andiamo. No, è un modo di dire, è un modo di dire, ma c'è ancora tanto da scoprire. Vabbè, ma l'abbiamo letto praticamente tutto ma adesso, Ma che dici, io continuo a scoprire cose nuove, adesso ho scoperto a pagina 70. Bravissimo. E quella è rimasta, Mauro, non è sbagli un colpo. Mal. Che tu praticamente anche in qualità di direttore d'orchestra hai diretto in maniera veramente sublime opere liriche tra le più importanti. Sì, ne ho proprio tante questa volta, non come le altre volte, no, che questa volta... Una serie infinita. Sì. Vedi la Ida, vedi il Rigoletto. Sì, Madame Butterfly, la Bohème, ma sono tante veramente. Lucia di Lammermoor. Lucia di Lammermoor. La Traviata. Però certo che fossi distratto dalla... Italiani in Algeri. Sì, tante tante, ci fatto ore. A Carmen. Fai la settimana enigmistica. Tante tante altre. E tante, tante 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 tante. Scippatore? Che cosa suggerisci questa sera? Ah, vero, ci potresti raccontare della tua storia con Di Parco? È una bomba. Ah. Beh, vabbè, oramai qui complessi, quelle e quelle. Mi sorprendo, tu hai lavorato con i Deep Purple, dai, titolo del capitolo. Vabbè, il titolo del capitolo è Piero Scamarciacchi, due punti, Made in Japan. Vai. Vado? Vai, Piero, vuoi un applausino? Grazie. Prima, per gradire. Basta, vai. Grazie. Il tempo di recuperare il capitolo. Legge, perché non ritengo di ritenere tutto dentro la memoria. Della... Sono eccitato da questo racconto, vai. Sopra me? No, davanti, su, il toro. Il regno di Pirro? Prego? Il regno di Pirro? Quante lettere? Per favore, stiamo facendo... Sono a cominciare a leggere il capitolo, scusi. Vai. Epiro. Epiro. Mo ci c'è con gli occhi, mo ci do una cosa... Scusami un attimo, così non... C'entra? Epiro. Vai. Stava a Tokyo... Alloggiava al Covent Garden Marisa Sannia e stava pure al terrazzino della suite a deporre sul barbecue due cefali. Guarda, devo confessarti una cosa. Io ti invidio, perché io in Giappone non ci sono mai stato. E non essendoci stato, mi chiedevo, ma sul terrazzino, quel tipo sul terrazzino, eri tu? Bravo, non era proprio io. Era l'ologramma della terza persona di me stesso medesimo, orientale, capito? Perché stavo in Giappone, quindi... E quindi era con gli occhietti così. Vado? Devi. Quindi, per piacere, Mauro, anzi, piuttosto, se puoi stare piuttosto attento a questo capitolo, perché io l'ho scritto prendendo a prestito il metodo letterario di Mario Perniola. Tu conosci senz'altro, hai presente senz'altro il sex appeal dell'inorganico, vero? Senz'altro è la parola giusta, hai detto bene, senz'altro. Pensa che io non mi addormentavo. La fanciulla del West? Ho detto pure quella. Sì. Stavo dicendo che io non mi addormentavo da quando ero piccolo, se mia nonna non mi leggeva un passo del... Il sex appeal del... Brava. Quindi, Mauro, scusa, se tu già lo conosci, lo ritrova proprio squisitamente qua sopra, non solo il sex appeal dell'inorganico, ma pure il sex appeal di tua nonna. Che ne aveva, eh? Che ne aveva. Infatti, se ne aveva. Perciò lo ritrova qua sopra. Oh. Dai. Beh, per piacere. Oh. Beh, oh. Stava a Tokyo, alloggiava al Covent Garden Marise del Frate e Non era il Marisa Sannia. No, siccome non mi ero trovato bene al Marisa Sannia, mi sono trasferito al Del Frate. Pure io sono così, se non mi trovo bene, prendo bagagli io, baracche e baracchini e me ne vado. Vai. Stavo fuori al terrazzino della suite a deporre sul barbecue. No! Che è stato? Si sono bruciati i cefali. Oddio. Mi dispiace. E tu sei a fare sempre queste domande, scusa. Ma che colpa mia? Hanno ucciso Gambaro Doriddu. Cavalleria rusticana. Scipatore, ho diretto tante opere e deve stare a dirle tutte, deve stare a dire. Però perché fa tutto. Per piacere. Dai. La fortuna che in quel momento mi chiamano dalla reception dell'albergo. Chiaramente. Si sente proprio, stavo dentro la stanza e... Squillo curioso che hanno. No, questo squillo è diverso perché in Giappone lo fanno. Capito? Allora va di corsa a rispondere, fa un pronto, si sente dall'altra parte. Il signor Scamarciacchi? Allora io che conosco benissimo il giapponese faccio. Sì, sono io, di Kaki.
Ah, perché tu parli correntemente. Di corsa anche parlo il giapponese. Il giapponese. Allora mi fa dall'altra parte. C'è un signor Scamacciati, c'è un certo signor Gillan, Ian Gillan, che vuole parlare con lei. Un certo Ian Gillan, faccio io. Polmone! Polmone! È il cantante dei Deep Purple, quello, capito? Ma ci dico, falla salire, Polmonachi. A lui, ma poverino, che... aspetta un attimo, ti interrompo, Piero. Credo che ci chieda la linea allo scippatore. Devo che cosa? Per un altro. Che cos'è? Pagliacci. Pagliacci. Ho diretto pure quella. Ah, quella era l'opera. Vabbè, insomma, poverino, cosa potrà sapere quel bravo, infatti ci ho detto far salire, praticamente. Allora, sale, Jean Gillan, praticamente, lui sale, stava insieme a un'altra ragazza, era Patrizia Rossetti. Ah, quella di Rete 4? Sì, che è la fidanzata di Jean Gillan. E ancora la fidanzata di Jean Gillan? Tutturalmente. Allora, insomma, appena mi vede, appena mi vede, Jean Gillan, chiaramente, proprio entusiasta, fortissimo, fa... Ian, Piero, fa lui a me, allora io dico Ian, allora lui ripete Piero, Ian, Piero, Ian, Piero, Ian. No, ma l'ha abbracciato o no? Dopo un paio d'ore ci siamo abbracciati. Era ora. E l'alba vincerò. Vabbè, abbiamo preso un po', vabbè, comunque. Insomma, Ian, praticamente, quello, dopo due ore che siamo a fare Ian, Piero, Ian, mi vede un po' scuro in volto, mi fa, Piero, è successo che cosa? Proprio Ian Gillan mi domanda questa cosa. Ian, fece io, niente, mi si sono bruciati due cefali che tenevo sopra il barbecue poc'anzi, quelle... Ma no, mi spiace, fa Ian, eri affezionato a quei due cefali, vero? Faccio io, sì, erano come due fratelli per me. Insomma, a quel punto, Ian mi fa, Piero, tengo una sorpresa per te dentro la valigia. Allora io entusiasmo... Vincerò! So a fare il corso! Allora io entusiasmo dico, Madonna, tiri due orate dentro la valigia. No, Piero, mi fa Ian Gillan, fa... Apre la valigia, e che cosa stava? Che cosa stava? No, dico io, Mauro, apre la valigia, cosa c'era dentro la valigia? E io ti chiedo, cosa c'era dentro la valigia? No, sono io che chiedo a te, cosa stava dentro la valigia? Ma che ne so io, se te lo sto chiedendo vuol dire che non lo so. E mo te lo dice io, proprio. Mauro, Ian, apre la valigia, ed escono proprio da dentro la valigia gli altri tre componenti dei Deep Purple. La valigia? Dalla valigia, praticamente. C'è! Bravo! Ho fatto il finale e mi sono entusiasmato. La Grandotte, quella l'ebbi diretta anni fa. Nessun dorma, vero? Ma... praticamente dalla valigia, capito, erano usciti John Lord, Ian Peace e Richie Blackmore. Ma veramente uscirono dalla valigia? Dalla valigia. Come Kapler. Appunto, io pure me lo sono domandato, come Kapler non ho fatto ad uscire da dentro alla valigia. Insomma... Viennero fuori da dentro la valigia arrabbiata ciuccio come le bestie. Allora si gira Richie Blackmore dalla parte mia e fa: scusa Piero, e dovevi stare a sé con il presentatore a dire che cosa c'era dentro la valigia, cosa c'era dentro la valigia. Tant'è io che ebbi a scusarmi dicendo: ragazzi, lo faceva per creare un certo di suspense. Ma glielo dicesti? Glielo ebbe a dire. Eh no, infatti presenta anche loro le mie scuse, ma sai, la televisione è fatta anche di questo. Infatti, ce l'ho detto. Insomma, vennero fuori da dentro la valigia, ci mettemmo seduti per una riunione indetta dagli Ian Gillan, praticamente, là. Sul tema? Il tema era il concerto da tenere a Tokyo quella sera là. Quella sera stessa? Sì, signore. Insomma, Ian Gillan mi fa, Piero, devi suonare con noi questa sera. Io penso, ragazzi, dai, sono venuto qua a Tokyo per diporto, capito? Perché avevo preso la nave da fuori. Allora, non posso stare a lavorare, sta in vacanza. Ian Gillan mi fa a me, Piero... Se i tokiesi, tutti abitanti di Tokyo, si sanno che stai a suonare pure tu, mezzo... Dai, fermo con la mano. Dici, è venuto un raspone. Ho detto che è così! Ho detto che è così! La norma? Mi fa Yanghina, ma se i tokiesi che stai, sanno che stai pure tu a suonare, i biglietti se ne vanno a Yosa, a Muzzi. Hai capito, Yanghina, dritto, mica scemo. Mica scemo, infatti, quello insisteva, e pure gli altri a un certo punto hanno cominciato a fare Piero. Cos'è? Una curva? È un effetto curva che volevi? L'hai ottenuto? Infatti, facciamo tanto un macello che ci cacciarono a colpi di Kung Fu dall'hotel Marisa del Frate. Perché?
avevate esagerato. Avevamo esagerato, quello è la verità. Insomma, praticamente, Mauro, ci ritroviamo in mezzo alla strada, in meglio che non si dica, praticamente. In men che non si dica? No, in meglio che non si dica. Io stavo mutando, quindi mostrava chiaramente il meglio. Da qui in meglio che, non si dica. Ian mi diede qualcosa da mettere sopra per coprire tutte le mie nudità e mi disse, Pero? Pero, mi fece lui. E successo qualcosa vuota? Disse così. No, io ho capito, Io ho capito, però magari. Lascia suonare Smoke on the Water. Dillo testualmente. Smoke on the Water. Tu la sapevi suonare? La sapeva fare. La sapeva fare. Ti chiedo, la sapevi fare? Moro, io alla chitarra sapevo fare due cose: Smoke on the Water e giochi proibiti. Quando si dice la fortuna. Allora. Non può andarmi, me femmine, me faccio tutti. Ho terrore di chiederti che opera sia questa. Don Juan. Ah, Juan Carlos, è un amico nostro. Insomma, fece Ian Gillan, stasera si suono, Piero, e quella sera suonettimo. Complimenti a Piero Scamarcio, direttore d'orchestra, a Piero Scamarcio come direttore, come scrittore, vuoi annunciare tu stesso la prossima? Pubblicità chi? Pubblicità chi? Bravo, stacchetto a chiudere? Scusate, 11 orizzontale, anelli nuziali. Ah, questa è... Quante lettere?